Siamo qui con l'intervista doppia degli amici del Madi e cominciamo con Matteo e Roberta, che sono due ragazzi del 76 come lui. Nome? Matteo. Roberta. Cognome? Colnaghi. Brambati. Come ti chiamano? Passo. Orobio Romba. Età? 32. 32 appena compiuti. In che anno hai conosciuto Made? Abbiamo fatto le scuole elementari insieme, quindi appena arrivato a Monza. Più o meno uguale. Dove eravate? A scuola. A scuola. Che colore di capelli aveva? È difficile ricordarsi. No, credo naturale. Aveva la testa così, però naturale, sì. Gialli. Tre aggettivi per Made. Passo. Grande, inconfondibile e diverso. Tre aggettivi che Made usava per te. Coglione. Scemo. Vado bene così. No, non mi ha mai offeso. La frase che ti dicevo più spesso. Sei un coglione. Cazzo fai? Tu come lo chiamavi? Maudit. Maudit. Elenca i nomi e soprannomi di Made che conosci. Made, Maudit, Aglio, Gianca, basta. Credo. Made, Maddi, Maudit, Aglio, DJ Aglio. Ah, già, e Gianca. Sei pro o contro ai graffiti sui muri? Pro, assolutamente. Pro. Ai graffiti sui treni? Dappertutto. Pro. Alla legalizzazione delle droghe leggere? Sicuramente meglio le pesanti. Pro. Cos'è l'IPC? Italian Pumarola Club, una roba così. Italian Pumarola Clan. Ah, Clan. Ne fai uso? No, saltuariamente. Per svegliarmi la mattina. Fai un rutto. Mountain bike o BMX? BMX. Mountain bike per il mio stile. Salamelle o costine? Salamelle e costine. Salamelle. Sci o snowboard? Non sono capace di fare niente, sciavo, ma... Snowboard. Aglio o cipolla? Cipolla. Entrambi. Perché lo chiamavano aglio? Perché fa parte della pomarola, no? È un ingrediente. Adesso invertiamo l'ordine delle risposte per non avvantaggiare troppo Roberta. Quindi comincerai a rispondere prima tu. Che sport fai? Svariati. Che sport fai tu? Io non ne faccio di sport, si vede però. Che sport hai fatto con Made? Con Made nessuno, direi. No. La marca o il nome della tua prima tavola da snowboard? Ah, non la ricordo. Aspetta. Non me la ricordo. Ma non so leggere io. Dove l'hai presa? Me l'ha venduta Franco. Io non vado. La prima cosa che ti ha venduto Made? Non ho mai venduto niente, tutto regalato. Un regalo che ti ha fatto Made? Una multa. Completa la seguente frase che Made ti avrebbe detto. Sei una? Stronza, no. Sei un? Un figlio di Cristo. Secondo te cosa avrebbe detto Made all'altro, quello che ti sta di fianco? Gay. Sei un? Gay. Sei una? Una stronza. Dici un proverbio. Vivi e lascia vivere. Una... O con noi o contro di noi. Una parola nel tuo dialetto. Cramencio. Christoph. La parolaccia che dici più spesso. Cazzo. E cazzo. Sei mai andato di Verone? No. No. Cosa ne pensi della persona che ti sta di fianco? Gli voglio bene. Io pochino. Fai un urlo. No, vedi, no. Va bene, l'intervista è finita, adesso puoi salutare il pubblico. Ciao a tutti, specialmente a te. Ciao. Bravi, siete bravissimi.